Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, rispondendo Gesù disse: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Le prime parole di Gesù nel Vangelo: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò, sono parole di avvento. Venite a me. Avvento vuol dire venuta, solo che non si tratta dell'avvento, della venuta di Gesù. Non dice Gesù: io vengo a voi che siete affaticati e oppressi e vi ristorerò. Si tratta invece della nostra venuta, del nostro avvento. Gesù dice: venite voi, venite a me. Non dice: io vengo a voi, ma venite voi a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Cioè Gesù ci invita a venire da Lui, Lui ci chiama e noi dobbiamo rispondere: vengo. È il nostro avvento, la venuta a Lui. Ecco allora, dobbiamo impostare tutta la nostra vita come risposta a questa chiamata del Signore. Faccio un esempio. Gesù ci chiama alla preghiera. Rispondiamo: vengo Gesù, vengo Signore. È molto diverso dal dire vengo Gesù a pregare, dal dire o dal pensare devo andare a pregare. È molto diverso. Gesù ci chiama alla messa, dobbiamo dire vengo Gesù a messa. È molto di più del pensare e del dire devo andare a messa. Se pensiamo e diciamo in cuor nostro vengo Gesù, allora noi andiamo a pregare, noi andiamo a messa con più amore, con più entusiasmo, con più fede, con più trasporto, con più convinzione, con più partecipazione. Quando pensiamo invece di dover andare a messa, di dover andare a pregare, lo facciamo un po' con tristezza, con malavoglia magari, con fatica. Ecco questo ragionamento: non devo andare, ma vengo Gesù a te. Vale per la preghiera, ho fatto l'esempio della preghiera e della messa, ma vale anche per tutti i doveri. Vale anche per il lavoro, vale anche per le opere buone, per tutte le cose che dobbiamo fare. Sarebbe molto più bello che non diciamo devo fare questo, ma Gesù vengo a fare questo. È diverso. Mettiamoci in questa mentalità di avvento verso Gesù. Tutto quello che facciamo per Dio e per il prossimo, vediamo di farlo con questa mentalità di avvento. Vengo, venuta, vengo a te, o Signore. Quante volte anche San Giuseppe è stato chiamato dal Signore attraverso i sogni, la prima notte, quella del discernimento su Maria, incinta per opera dello Spirito Santo, la seconda notte, secondo sogno, quello della fuga in Egitto per la salvezza del bambino Gesù, la terza notte, quella del sogno per il ritorno nella terra di Israele. In tutte le tre notti del sogno Giuseppe ha risposto: non devo andare, ma vengo Signore, con ubbidienza, con amore, con fedeltà. San Giuseppe c'è di grande insegnamento e di esempio per questo nostro avvento spirituale verso Gesù. Abituiamoci a ragionare un po' di più in questo modo e sentiremo che la nostra vita cambia, soprattutto quando non abbiamo voglia. E quante volte non abbiamo voglia di pregare, non abbiamo voglia di andare a messa, non abbiamo voglia di fare un dovere, non abbiamo voglia di lavorare, non abbiamo voglia
voglia di guardare i figli, non abbiamo voglia, diciamo vengo a te Signore, non diciamo devo andare come fosse un obbligo pesante, ma vengo a te con entusiasmo, con impegno, con generosità, oh Signore, perché ti voglio bene, vengo a te. Ecco, questo è un po' il primo pensiero, ma c'è poi una venuta tutta particolare in conseguenza delle persone che Gesù vuole vengano a Lui. Si tratta di persone affaticate e oppresse, affaticate fisicamente, oppresse spiritualmente. Proprio queste persone ci suggeriscono una parola che può riassumere e precisare il compito e la missione di Gesù e conseguentemente il compito, la missione, la caratteristica spirituale proprio, la santità di San Giuseppe. E si tratta della parola custodia, il verbo custodire. San Giuseppe è il custos in latino, il custode di Maria, sposa incinta, il custode del bambino appena nato a Betlemme, il custode della Sacra Famiglia in Egitto e a Nazareth. San Giuseppe prese con sé, dice il Vangelo, prese con sé, prese cioè in custodia, prese in protezione, in difesa, in tutela. San Giuseppe è il santo dell'affidamento, dell'assistenza e della vigilanza, non per niente è chiamato, invocato come protettore della Santa Chiesa. Custode, protettore. E ci chiediamo come San Giuseppe svolge questo compito di custode, questo compito di custodire. Da una parte c'è il senso di responsabilità, c'è la presenza costante, c'è la fedeltà totale, c'è la premura sollecita e dall'altra parte c'è la discrezione, c'è l'umiltà, il silenzio, il nascondimento. San Giuseppe vive questo compito di custode come una vocazione, e quando si parla di vocazione si parla di Dio, cioè come una chiamata di Dio, e quindi è sempre attento a Dio, è sempre costantemente in ascolto di Dio, aperto ai segni e ai sogni di Dio, disponibile alla volontà di Dio, al progetto di Dio, anche quando gli costa tanto sacrificio. E proprio perché è vocazione di Dio, questo compito di custode diventa ancora di più, si arricchisce ancora di più di attenzione per le persone che gli sono affidate, di sensibilità per i bisogni di queste persone, di impegno per aiutarli a risolvere i loro problemi, di interesse, di passione verso anche le caratteristiche delle persone, di prudenza, di saggezza e di rispetto nelle scelte da fare per loro, premure, cortesie, gentilezze nelle più piccole cose che riguardano le persone e soprattutto quando queste persone sono in uno stato di debolezza, di affaticamento, di tribolazione, di indifesa, di sofferenza, di povertà. San Giuseppe ci ricorda l'importanza di questa custodia, di questa cura reciproca, soprattutto nelle nostre famiglie. Guai se manca questa attenzione, questa custodia reciproca, custodia tra marito e moglie, come importante, perché i pericoli di tradimento o di infedeltà sono facilissimi oggi, sono quasi a portata di mano. Custodirsi l'un l'altro nel proprio innamoramento e nel proprio amore, nella propria fedeltà, non trascurarsi, quindi custodirsi, anche in questo è molto importante, custodirsi anche tra gli sposi e i suoceri, anche qui come è importante questa custodia di un dialogo, di un rapporto di rispetto, di attenzione, di amore, custodirsi tra genitori e figli, come è importante, soprattutto quando i figli sono piccoli, i genitori siano custodi dei figli, e quando i genitori sono anziani, i figli devono essere custodi dei loro genitori. Custodia tra nipoti e nonni, anche qui quanto importante, perché
sì i nipoti hanno bisogno dei nonni, sì i nonni hanno bisogno dei nipoti, tra nuore e cognati, tra zii e cugini, insomma, questo custodirsi a vicenda, nella parentela, nella famiglia, è una bella virtù di San Giuseppe. Tutto questo custodirsi in famiglia sarà ancora più facile e bello se prima ognuno di noi si impegna a custodire se stesso, custodire la nostra mente, perché non entrino pensieri negativi di superbia, di egoismo, di sospetto, di sfiducia, di disistima, di malizia. E poi custodire il proprio cuore, il nostro cuore, perché non entrano pensieri, sentimenti negativi di cattiveria, di invidia, di prepotenza, di odio, di avidità, eccetera. Ecco. Questa custodia vigilante su noi stessi, sui nostri pensieri, sui nostri sentimenti è molto importante. Serve soprattutto come formazione di una base di bontà, di attenzione, di tenerezza e di amore. Soprattutto, direi, per le nuove generazioni che vivono in un ambiente culturale e sociale molto, molto pericoloso, molto rischioso di male, di vizio, di peccato, molto di più di una volta, e di vizi anche gravi. È proprio San Giuseppe a ricordarci la custodia educativa, perché sotto di lui Gesù, custodito educativamente, cresceva in sapienza, età e grazia. Merito anche di San Giuseppe. San Giuseppe è il modello del padre custode, il padre custode educatore, che non si limita a difendere, anche se oggi è molto importante questa difesa, ma poi passa a costruire nei figli una crescita positiva, come Gesù in sapienza, età e grazia, cioè in tutte le virtù della mente, del corpo e dello spirito. Per tutte queste intenzioni preghiamo San Giuseppe, affidiamoci a San Giuseppe.